Adesso la carichiamo. Adesso è carica. Adesso è carica. Qui c'è la sua sicura, vedi? Così. È carica. Ma è messa in sicurezza. Il cane non può partire. Porta 7 colpi, ma io ne carico sempre 5 per non schiacciare troppo la molla. Buongiorno a tutti. Diciamo che portarsi con sé una scacciacani che è di libera vendita è consentito. Portarsi dietro una scacciacani, ovviamente nel contesto più legale del mondo, cioè, quindi cerca di capire che sì, è una scacciacani, ma se ti fermano le forze dell'ordine e tu con la scacciacani stai entrando in una proprietà privata, probabilmente non è il contesto giusto. Capisci? Se ti fermano al supermercato con una scacciacani non è il contesto giusto e non è il contesto giusto neanche per strada, in città, in paese. E capisci? Il contesto giusto lo devi spiegare tu a voce alle forze dell'ordine che ti fermano. Il contesto giusto devi spiegare il motivo perché stai andando in giro con una scacciacani, che comunque sì, è di libera vendita, ma diciamo che in linea di massima bisogna spiegare alle forze dell'ordine il motivo perché tu comunque hai questa scacciacani. Perché sicuramente se non riesci a spiegare il motivo perché tu vai in giro con una scacciacani, probabilmente scatteranno dei controlli più approfonditi sulla tua persona, no? Capisci? Sulla tua fedina penale, insomma, su tutta la storia della tua, no? Del tuo passato. Quindi ecco, il contesto è importante. Anche i coltelli. Vale lo stesso discorso della scacciacani. Se ti trovano in giro con un coltello da Rambo in pieno corso nella tua città, capisci? Probabilmente non è il contesto più adatto. Se ti fermano in un bosco con il coltello da Rambo, probabilmente invece non ti fa, non, nessuno ti farà controlli o comunque ti dovrei dare giustificazioni ulteriori, no? Il discorso del contesto è molto importante. Quindi, ricapitolando, questa è una Bruni semiautomatica, qui dice 315 auto, ma è una semiautomatica, calibro 8 mm, della BBM. Ecco qua, BBM modello 315. Ok, sono cartucce, non sono proiettili, sono cartucce a salve ovviamente, no?
vedi? Perché sono caricate con polvere da sparo, ma davanti non hanno l'ogiva, no? Quindi è una pistola a salve. Ok? Ok, qui c'è la sua sicura. Ok, adesso la carichiamo. Adesso è carica. Sentiamo un attimino il suono che fa. Così è in sicurezza. Adesso vedi caricato. Togliamo la sicura e andiamo. Hai sentito che bel botto? Si è ricaricata perché lei è una semiautomatica a 7 colpi. Quindi, sparato un colpo, si autoricarica ed è pronto il secondo colpo. Vedi? Ok, e anche qui si è ricaricato. Quindi. Fa un bel suono, veramente ha una bella deflagrazione la sulla cartuccia della Bruni. Siamo sicura? Ok, adesso è messo in sicurezza, come vedi non può sparare. Adesso teniamo il cane, schiacciamo. Ok, e adesso il cane appoggiato non può sparare, però la cartuccia è ancora all'interno qua, ok? La cartuccia è ancora all'interno. La cosa migliore da fare è tirare via il caricatore, la cartuccia è ancora all'interno qua, eh? Però adesso la possiamo scarrellare e tirare via l'ultimo colpo. Andiamo sul pulito e vi faccio vedere come si fa per tirare via l'ultimo colpo. Allora, visto che abbiamo appoggiato lentamente il cane contro, abbiamo tolto il caricatore per non far sì che il prossimo colpo venga caricato e adesso non facciamo altro che fare così. Eccolo qua. E adesso lei si è ricaricata perché ho tirato indietro il carrello, però è scarica. Quindi adesso noi, senza fargli fare il colpo a vuoto, l'avviciniamo comunque e voilà. E qui non c'è dentro più niente, vedi? Vedi? È vuota. Adesso è ricaricata di nuovo. Tieni ben saldo col pollice il cane, schiacci. E appoggi lentamente il cane in fondo. Ok? Voilà. Quindi, cosa dirvi di questa piccolina? Vale la pena averla? Decisamente sì, vale la pena averla. E nel contesto giusto, quindi quando fai escursioni, porta 7 colpi, porta 7 colpi, costa una cinquantina, una sessantina di euro. Le cartucce ne vendono 50, vendono 50 cartucce e voglio 50 cartucce. Io ho anche sparato a Capodanno con questa. Sì, quindi direi che senza far male a nessuno, no? Nel senso è soltanto una scacciacani che fa rumore, fa molto rumore e quindi la consiglio nel contesto giusto, contesto giusto, magari chi va per boschi, chi va in montagna, chi fa il trekking, insomma chi si trova magari da solo. In posti un po' isolati e magari può trovarsi davanti a
Anche un branco di cani randagi, cioè, a volte io ho visto dei cani randagi riunirsi e vivere insieme nei boschi, in branchi da 5-6, sì, li ho visti. E quindi, sai, anche lì sono cani, sì, sono cani, però sono cani che hanno costruito una loro comunità, c'è il capobranco e ovviamente, sai, hanno fame. Sono abbastanza motivati e aggressivi, quindi non vorrei trovarmi comunque in magari in un bosco così, incontrando magari 5-6 cani, no? Che sono abbastanza pericolosi. Adesso non ti dico che 5-6 cani ti possono mangiare vivo. Speriamo di no, però ecco, direi che non vorrei trovarmici in mezzo, e quindi o anche il cinghiale. Ricordo che il cinghiale è veramente una bestia demoniaca. Il cinghiale è una bestia pericolosissima. Ho visto persone dare troppa confidenza al cinghiale che magari mi sta mangiando per terra e poi questo si gira e li carica con queste zanne. Ma quelle zanne che quasi non vedi perché sono sotto il baffo, sono sotto quasi i peli della bocca, quelle zanne ti aprono veramente come una scatolina di sardine, ti aprono veramente, cioè non sto scherzando. E quindi direi che anche lì non è il caso di andare a cercarsi guai con uno o più cinghiali intorno a sé. Ecco, questo è il motivo per cui magari posso consigliare di una scacciacani, ok? Ecco. Questo è quanto. Vediamo adesso un attimino le cose, diciamo come comportarsi all'attacco di un cinghiale. Come ci si comporta verso l'attacco di un cinghiale? Beh, direi che allora, ancora prima di essere attaccati da un cinghiale, la cosa migliore sarebbe levarsi dai piedi.